Ciao amici del Bruce Garage, buongiorno, buongiorno. Ciao amici, siamo col mitico Gigi Galli che ha appena terminato la gara guidata. La macchina elettrica è? È come una figlia che non se la dà. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati nella Ayrton Suite. Sì, ormai lo chiamate così. C'è Ayrton dappertutto, libri di Ayrton, c'è tutto di Ayrton, grazie al mio amico Danilone che mi ha lasciato un sacco di cimeli del nostro mito comune, mito anche per tantissimi di voi ragazzi. Ciao, come state? Allora, avete visto, ci sto dando dentro con i video, sto facendo quello che vi ho anticipato nel primo video al rientro dalle vacanze. Vi ho detto che il Bruce Garage avrebbe preso una strada simile alla precedente ma diversa, con più consapevolezza, con più sostanza, con più, se vogliamo, anche serietà, sempre ridendo e scherzando però, mi raccomando. Allora, in virtù di ciò, mi hanno anche intervistato, sono un canale podcast, una radio, Radio Canale Italia, per il loro podcast, insomma, che si chiama Storytime, dove racconto un po' di me, dove parlo un po' di me e penso che potrebbe essere comunque una cosa interessante per tanti di voi che mi seguono, per tanti che si domandano ma chi è questo qui, ma chi è Keschi, ma chi è il Bruce Garage, ma chi è il Bruce? E anche perché mi chiamo Bruce. Buona visione, una decina di minuti ma passano in fretta, dai. Poi nel prossimo video parliamo di prezzi, di come è andata la fiera, io ho portato tre macchine come sapete, dei prezzi dei pezzi di ricambio, degli oggetti più carini, simpatici che ho visto in fiera e poi dopo invece nei video a seguire parleremo di come le elettriche non le stia comprando più nessuno, o meglio chi le doveva comprare le ha comprate, quindi segni meno in ogni dove e poi anche parleremo di un po' di educazione civica, un po' di macchine per neopatentati e poi prima di Natale, comunque ci saranno delle sorprese ragazzi, proveremo altri bolidi da far sognare chi? Noi appassionati che appunto le bramiamo, le desideriamo e non sempre purtroppo possiamo arrivare a comprarcele e permettercele. Allora cosa dobbiamo fare? Almeno vediamole in video e cerchiamo di capire come vadano, come siano da guidare appunto e scoprirle e a pagare un po' di più sempre più giorno dopo giorno quella nostra voglia inesauribile di automobilismo e belle auto e belle cose e belle persone e state con i bravi e solo cose belle e beccatevi l'intervista Storytime. Ciao. Gli avviatori di emergenza professionali presentati da BP sono unici e all'avanguardia, tanti modelli per tutte le esigenze. Storytime, evoluzione radio. Bentornati su Storytime, dove si raccontano storie e voi siete i protagonisti. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Instagram, Facebook e LinkedIn. Io sono Thomas Grioni e oggi nei nostri studi è passato a trovarci Bruce. Ciao Bruce, come stai? Ciao Thomas, buongiorno, sto molto bene. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Canale Italia. Noi siamo felici di averti qui perché tu hai una bella storia da raccontare. Soprattutto io leggo Bruce Garage e tu sei il titolare di Bruce Garage. Che cos'è, quando nasce, perché? Allora, il Bruce Garage, il suffisso Garage, Bruce sono io. Esatto, e poi arriveremo a capire anche perché Bruce. Va bene, già rido, riderai anche te, vedrai. Va bene. Il suffisso Garage nasce per creare un garage virtuale sui social, quindi far capire subito che collegando al nome Bruce, la parola garage, uno pensasse ai motori. Certo. La mia passione e diciamo il mio operato nel campo dei motori è iniziata quando ero ancora minorenne, perché sono nato con una passione davvero innata, viscerale per le auto in particolar modo, e nel corso poi degli anni sono riuscito a svilupparla diciamo lavorando in maniera trasversale in questo ambiente, quindi vendendole, restaurandole, guidandole, collaudandole, scrivendo sui giornali di auto. Poi diciamo che gli anni sono passati, io adesso ho 47 anni, il mondo dell'auto ha attraversato varie fasi.
una in particolar modo che ha coinciso con la prima grande crisi economica del 2008 e poi con il problema dei superbolli. Io trattavo supercar prevalentemente e quindi venni travolto, diciamo, da questa crisi e impossibilitato a poter proseguire nella vendita di supercar, proprio perché non davano più la possibilità di accedere al credito in maniera congrua, corretta, insomma. E soprattutto poi le restrizioni del superbollo hanno fatto emigrare verso altri paesi, arricchendo commercianti esteri in quegli anni tutte le auto più prestigiose e potenti a causa dei costi di gestione. Nel mentre, lavorando troppo con le auto contemporanee, mi rendevo conto di avere poco a che fare con veri appassionati, ma con più con persone che desiderassero apparire. Spesso e volentieri io mi trovavo a ordinare, a consegnare vetture fantastiche, ma veramente fantastiche, le persone non sapevano neanche dove fosse, non dico la trazione, ma la potenza o che cosa stessero comprando. Dopo anni così iniziai a capire che ciò che mi era sempre piaciuto sin da bambino e continuava a piacermi era quella la strada che io dovevo seguire. Era la tua passione. E da lì ho, diciamo, variato dalle contemporanee, mi sono molto concentrato sulla storia dell'auto, sulle storiche, e il giorno in cui ho compiuto 40 anni ho iniziato a postare una foto al giorno su un gruppo Facebook. Da lì mi hanno, diciamo, contattato delle riviste. Da lì ho creato i miei social e oggi diciamo che ho un pubblico molto eterogeneo tra ricchi e poveri, devo dire la verità. Ma quanto seguito hai sui social? Allora, i social ho un complessivo di circa 60.000 iscritti tra Facebook, YouTube, quindi non numeri altissimi, però genero molte view, arrivo a decine di milioni di visualizzazioni l'anno, decine. E, devo dire che ho un pubblico molto concentrato dai 40 anni in su e molti di questi mi dicono che non si iscrivono ai miei canali, ma mi seguono assiduamente da molti anni. Ti dicono che non si iscrivono? Mi dicono che non si iscrivono per non avere le notifiche. Poi io lo vedo anche dalle numeriche, dalle metriche dei miei canali. Ho circa l'80% di chi mi segue assiduamente che non è iscritto. Quindi in verità potrebbe essere un pochino fuorviante il dato dei 60.000 iscritti, ma non è importante. L'importante è che quando tu dici qualcosa vedi che le persone poi capiscono, ti scrivono. Sì, l'importante è comunque che trasmetti qualcosa, e se hai così tante views vuol dire che stai facendo bene il tuo lavoro. Così direi, sì. Io sono reduce adesso da le due più importanti fiere d'Italia di settore, di compravendita di auto storiche, quella di Bologna e quella di Milano, e devo dire che è stato un bagno di amicizie, di folla nel mio piccolo, e sono stato molto contento di questo. E mi dà un po' la misura, il metro, che sto facendo qualcosa di buono, anche perché mi vengono a salutare sia i bambini che persone di 80 anni. Vabbè, questo è avere un range di età ampio, è molto buono. E prima di entrare ancora un po' nella particolarità delle tue pagine, ti volevo chiedere perché Bruce? Bruce è una... Scusate, no, non dovrei ridere prima di dirvelo. Io... sai, sono cresciuto a Milano. Milano era un po' la patria delle discoteche più belle d'Italia, insomma, insieme alla Riviera Romagnola e altri luoghi. Però diciamo a Milano, quando doveva il centro della movida, famoso da Miami, da New Milano. York, da Berlino, da Londra, veniva magari prima a Milano. Io ho iniziato facendo il PR nei locali, alle medie, facevo i pomeriggi. Avevamo come resident DJ, figurati, Axe, Killer Faber nel 1989 alla linea di Milano, che era sempre di proprietà dell'Hollywood. Poi da lì ho fatto tutta una carriera che ci ha portato a diventare dei gestori di feste molto importanti. Quando iniziavo ad avere circa 23-24 anni ed ero direttore artistico di un locale, vedevo che c'erano troppi amici, conoscenti che già sul presto erano bruciati. Allora io, e ci siamo capiti. Chiamandoli bruciati, succedeva che qualcuno si potesse magari, sai, alterare. Allora ho iniziato a chiamare tutti Bruce. E diciamo che il karma mi ha in quel caso fregato, perché tu il Bruce. Sono diventato io il Bruce. E alla fine, siccome poi alla fine ero un fan di Bruce Wayne, di Bruce Lee soprattutto, Bruce Willis, no? Di Bruce McLaren, e poi dopo sì, anche Bruce Willis, devo dire, poi con l'inizio dei suoi film più di azione, Trappola di cristallo, questi film Die Hard, no? Ti allora, sei appellato un bel guardandomi nome. Guardandomi allo specchio ho detto: ma sì, Bruce ci sta, dai, me lo tengo anche in modo così autoironico. Io sono molto autoironico nella vita. Effettivamente Bruce è molto, cioè, arrivando da una storia così è molto particolare. E ritornando invece un attimo indietro, ti volevo chiedere: hai creato delle collaborazioni con magari altri canali oppure delle riviste proprio dove collabori, loro magari ti passano delle notizie, tu gli fai dei video?
Guarda, io faccio tutto in autonomia. Devo dire che vengono riprese le mie notizie da alcune riviste, spesso, durante l'anno. Ultimamente sto collaborando molto con Gianluca Pezzi di Quotidiano Motori, che è un grandissimo professionista e uno dei pochi giornalisti che io ho tenuto tra le mie conoscenze dopo aver lavorato come giornalista nel settore per circa 3 anni. Ero collaudatore, test driver delle Top Car e responsabile della redazione Autostoriche. È un mondo che ho abbandonato, quello, dopo 3 anni. Era un obiettivo che io mi ero prefissato sin da bambino, quello di diventare giornalista e tester di automobili. Purtroppo, quando sono entrato nel settore, ho dovuto fare i conti con delle dinamiche imprenditoriali che non consentivano di fare giornalismo così come mi era stato insegnato, ovvero sia dicendo sempre solo la verità, perché è l'unico modo di fare giornalista, giornalismo, sì, a mio avviso. Essere veritiero. Non voglio fare una critica a nessuno, però di fatto se chi deve parlare, cioè degli oggetti, cioè se chi deve parlare degli oggetti che tu produci al 90% prende soldi da te, diventa difficile parlare di giornalismo. Capisci, sì, cosa voglio dire? Sì, no, diciamo che comunque diventi un po' servo forse anche di quella cosa lì. Se il 90% del fatturato alla fine dell'anno te lo dà chi produce gli oggetti di cui tu devi parlare, diventa difficile essere liberi. Sì, è un po' come quei giornalisti che magari sono sulle testate calcistiche e quella testata lì è in favore di una squadra, è difficile che il giornalista ne parli male. Ecco, diciamo, sì, i vari Milan Chan, Roma, sì, Chan, sono monotematici, chiaramente spingono e tifano. Assolutamente sì. E visto che comunque ti stai evolvendo, no, sui social, ti chiedo, hai un obiettivo ben preciso? O arrivare a una determinata fiera, a un determinato evento, oppure avere determinati numeri sui social? Guarda, io i numeri non li guardo, sinceramente. Io cerco solo di divertirmi e tramandare passione con un pizzico, diciamo, di, cioè, con competenza, ma senza mai essere leziosi. Proprio perché per me è importante avere una passione nella vita. Anzi, è la cosa più importante. Lo dico sempre a mia figlia, lo dico a tutti i giovani. Fondamentale. Se non hai una passione, la vita diventa veramente qualcosa di troppo triste. E quindi io quello che mi sono prefissato come obiettivo principale è appassionare quanti più giovani possibili, affinché loro poi siano i futuri custodi delle opere d'arte che noi oggi restauriamo, portiamo agli eventi, di cui parliamo. E ti capita mai che magari un giovane ti chieda di voler entrare dentro il Bruce Garage? Devo dire di sì. Io ho fatto diverse collaborazioni, spesso e volentieri faccio sì che delle persone possano arrivare sul canale o perché provo le loro auto. Ho trovato questa formula di giornalismo che si rifaceva alle prove, diciamo, di una volta della stampa di settore, che metteva in condizione i proprietari di spiegare pregi e difetti. Quindi in questo modo riesco ad avere la possibilità di portare sul canale diverse persone che poi a volte iniziano anche a collaborare con me. Chi fa video o chi magari appunto vuole intraprendere la carriera di venditore di auto, gli do delle dritte. O anche banalmente chi voglia aprire un canale e capire come fare. Di base, ragazzi, se dovete aprire dei canali social, quello che vi consiglio è di conoscere molto, molto, molto bene la materia di cui voi volete parlare. Perché il segreto è solo quello. Non ci sono, diciamo, magie, sì, poi essere costanti, sì, tutti i giorni, Natale, Capodanno, essere Befana, sempre presenti, queste sono le per due, fidelizzare il pubblico, i due ingredienti fondamentali, sapere quello di cui parli, maneggiare bene la materia ed essere costante, sempre, sia quando fai video da 400.000 view che quando fai video da 300 view. Certo, sono stra d'accordo con quello che dici tu, infatti voglio dare i tuoi dati che sono importanti, su Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram ti troviamo come Bruce Garage, su email bruce.carman@gmail.com e poi c'è un sito che è www.brucegarage.com. Guarda Bruce, io ti ringrazio di essere stato qua con noi. È stato piacere, molto bello raccontare la tua storia, soprattutto perché fa capire che quando uno ha una passione, indipendentemente da un'età, da come apri i propri social, dai numeri, se ci credi alla fine, poi alla fine hai grandi risultati. Quantomeno hai migliorato la tua vita durante il cammino. Sono d'accordo al 100%. Grazie mille, in bocca al lupo per tutte le tue attività. Viva il lupo, ciao Thomas, tu sei giovane, mi raccomando, dacci dentro. Yes, sempre. Ciao. Alla prossima. Ciao a tutti. Story Time. Evoluzione Radio.